Linus è una piattaforma di analisi finanziaria e valutazione che aiuta proprio a valutare i portafogli nella fase di due diligence, post due diligence fino al recupero. In questo processo è fondamentale avere la macchina che performa, ma anche avere le persone che hanno la competenza. Di Linus, che è la banca dati che Motor Italia utilizza per fotografare di anno in anno quella che è la situazione delle imprese. Assolutamente sì, l'obiettivo è questo, provare come facciamo sempre attraverso i numeri di guardare un po' l'Italia dall'alto, prima in maniera aggregata, per cercare di capirne alcune caratteristiche che sono fondamentali per tutti coloro che in qualche modo si occupano di imprese, banche, imprese professioniste e quant'altro. Regione importantissima a livello economico nel nostro paese, una regione che collochiamo, no? Poi dipende come la guardiamo, però tra il terzo e il quarto posto. Grazie mille, per noi è sempre un piacere mantenere vivo questo osservatorio che ha come obiettivo quello di scattare delle fotografie, no? Del sistema Italia, quindi del Motor Italia, attraverso la lettura profonda dei bilanci. Quindi la nostra fonte dati sono i bilanci che vengono depositati, con tutti i vantaggi e vantaggi che ci sono, che molti poi magari conoscono. Covid è un esempio di una grande discontinuità che nessuno naturalmente è riuscito a prevedere, e allora i sistemi nuovi devono portare a un focus sull'azienda. Devo essere in grado di dire quello scenario lì, che può essere il Covid ma può anche essere un altro, che impatti ha sui conti della singola azienda, e questo non è ancora implementato, per cui questa è un'apertura che va assolutamente fatta. Alessandro Fischetti, amministratore unico di Linus, è stato uno dei protagonisti della nostra giornata odierna, perché ha presentato, devo dire, un corposo studio sulle aziende italiane, soprattutto sulle aziende di più piccola dimensione. Quali sono i risultati emersi da questa indagine? Sì, noi abbiamo analizzato tutti i bilanci delle imprese italiane. Sono emersi almeno un paio di punti interessanti. Il primo è che il sistema nel suo complesso è un sistema sano, numeri quasi di interesse per qualunque operatore. Chiaramente, andando nel dettaglio, si vede che circa 6.000 imprese, no, fanno il 70-80% dell'intero sistema. Questo vuol dire che le piccole imprese devono essere aiutate a crescere, e chiaramente la ricerca di capitali, l'iniezione di capitali può essere una delle modalità per riuscire a farlo.